Allora, domenica 26 maggio 2024 Empoli e Roma si affrontano allo stadio Castellani con uno stato d'animo completamente diverso. La Roma è sesta in classifica, non ha mai più nulla da chiedere a questo campionato, anche col morale un po' a terra per aver saputo della vittoria dell'Atalanta per 3-0 nel pomeriggio contro il Torino, che toglie qualsiasi speranza di qualificazione in Champions per la Roma. Dall'altra parte c'è una squadra super motivata che affronta questa partita come se fosse una finale di Champions, perché la vittoria vuol dire permanenza in Serie A. Sarà proprio così, con l'Empoli che si è schierata con Caprile, Berezinski, Ismaili, Luperto, Giasi, Bastoni, Marin, Malè, Kakaše. E poi le due punte, Cancellieri e l'ex Roma Mattia Destro. La Roma ha messo in campo Svilar, Çelik, Mancini, Ndicka, Angelino, Bove, Cristante, Aouar, Dybala, Ebram, il fantasma di Ebram e Zaleski. 3.000 romanisti al seguito, pensate un po', di una squadra che perde l'undicesima partita in campionato. Il CT Spalletti in tribuna, al secondo minuto subito ammonito Giasi, che sarà una partita molto nervosa. Ovviamente al sesto poco reattivo Ebram su cross di Zaleski, e l'inglese denota immediatamente di non essere assolutamente in giornata, come spesso gli è accaduto negli ultimi tempi. Dopo il rientro dal gravissimo infortunio, all'ottavo minuto sbaglia male il tiro di Bala dall'interno dell'area, al tredicesimo Cancellieri segna il gol del vantaggio su un passaggio da destra di Giasi, l'ex pezzino Giasi, che scappa a Angelino, che interviene male su un lungo lancio sulla sua fascia. Al sedicesimo alto un sinistro di Dybala, al diciannovesimo annullato il pari di Cristante dopo punizione di Dybala per fuorigioco di Ebram. Poi al 45esimo arriva il pareggio di Aouar di testa sul cross di Angelino, dopo che Ebram è andato a vuoto. Finisce quindi 1-1 il primo tempo, con la Roma che ha messo insieme il 70% del possesso palla, pensate un po'. Secondo tempo con Davide Nicola che inserisce Valukiewicz e soprattutto Niang al posto rispettivamente di Giasi e Destro. La partita l'ha preparata così Davide Nicola, si affida totalmente al suo giocatore di maggior, vorrei dire, talento, Niang, l'ex Milan, ex Genoa, Niang, e sarà proprio lui a piazzare la zampata decisiva. Quindi esce anche quindi Destro, che ha preso anche un colpo al volto a fine primo tempo. Caprile evita l'autogol di Malè tuffandosi sulla sua sinistra, para Svilà sul destro di Kakaše al 51esimo, occasione per Niang a centro area ma tira fuori, dentro Fazzini per Bastoni, ritmi bassi con accelerazioni improvvise, livello tecnico basso, Roma molle, l'Empoli non si può guardare ed è veramente un'impresa rimanere in Serie A con una squadra del genere che ha praticamente 3 o 4 giocatori da Serie A. Al 58esimo prova il pallonetto Cancellieri, para facilmente Svilar, alto un sinistro dal limite di Dybala, che proprio non è assolutamente in una giornata nella quale dimostra grande determinazione. È una partita un po' strana perché è abbastanza banalotta nel suo sviluppo, c'è tanta circolazione palla della Roma un po' fino a se stessa. L'Empoli ha mezzi tecnici limitatissimi, spesso fa ricorso anche a lanci lunghi, però quando trova degli spazi in velocità piazza delle zampate, delle fiammate con le quali comunque si può rendere pericoloso. Manca totalmente però nella Roma la cattiveria, inevitabilmente, perché la partita per noi conta veramente poco, che però secondo me non era un buon motivo per perderla. Al 67esimo dentro Pellegrini per Aouar e Azmoun per Ebram e Ciccio Caputo per Berezinski. Sinistro da fuori di Angelino, ben parato dal giovane Caprile, che è un portiere interessante, l'ex Bari Caprile. Comincia a spingere di brutto l'Empoli, che timbra una traversa con un gran tiro di Marin a Svilar battuto. Marin ex Cagliari, se non sbaglio un giocatore
di nazionalità romena, al 76esimo Cambiaghi rileva Malè e con quattro attaccanti l'Empoli tenta il tutto per tutto, Caputo, Niang, Cancellieri e Cambiaghi contemporaneamente in campo. È il momento in cui la Roma dovrebbe quindi approfittarne in contropiede per vincere questa partita. Nel frattempo però l'Udinese ha segnato a Frosinone con un gol dell'inglese Davis ex Aston Villa. L'Empoli sa che con i 3 punti rimane in Serie A e questo mette le ali ai piedi ai toscani. Entra anche Sharawi per Zaleski. Annullato un gol di Sharawi all'83esimo per un netto fuorigioco. Entra Joao Costa all'87esimo per Dybala. Al 92esimo, in un clima a dir poco drammatico per i toscani, a noi ce ne fregava il giusto. Questa palla sulla fascia che viaggia sulla fascia destra, mi pare che sia stato proprio chi è stato a fare questo cross? Non mi ricordo. Beh, non, Beletinski era uscito. Comunque, questo cross da destra, la sovera centro area, Niang sicuramente. Non viene marcato, sicuramente il suo tiro è un tiro pronto, ma non certo angolato. E sicuramente Svilà poteva fare qualche cosa di più, perché purtroppo sono quelle situazioni ambientali che, cioè, chi ha una certa età, chi ha visto tante partite, queste partite le ha viste tantissime volte. Cioè, a un certo punto sono due pugili, uno che sta cercando di piazzare il colpo del KO perché gli vale la conquista del titolo mondiale, l'altro che non ce la fa più, è poco motivato, è a fine carriera, magari all'ultimo incontro e ormai sta tirando i remi in barca. È quello che è successo negli ultimi minuti alla Roma, che veramente stasera si è trovata di fronte a un avversario molto scarso, non a caso battuto 7-0 nella gara d'andata. L'Empoli rimane in Serie A, finisce 2-1. E quindi la Roma conclude la sua stagione con 18 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte in campionato, alle quali si vanno ad aggiungere le 3 in Europa League e quella in Coppa Italia con la Lazio, e il totale fa quindi 15 sconfitte. Quindi 15 sconfitte. Scusate se sono poche.